Sì, un momento importante, con la Marcia della Pace iniziano quelle che sono le celebrazioni nel ricordo di quelle che sono le nostre vittime. Quest'anno facciamo il percorso della pace come tutti gli anni, quest'anno lo facciamo da Civitella verso San Pancrazio, un momento importante che vuole da una parte andare a ricordare quelle che sono le nostre vittime, quella che è la nostra storia, e da quell'altra andare soprattutto verso i giovani ad andare a seminare quella cultura della pace di cui sempre più oggi ne abbiamo bisogno. L'eccidio di Civitella fu una strage compiuta dalle truppe nazifasciste il 29 giugno del 1944 a Civitella in Val di Chiana, da dove quest'anno è partita la Marcia per la Pace, a Cornia e a San Pancrazio, nel comune di Bucine. 244 i civili trucidati. Oggi si ricordano quelle vittime invocando anche la pace in Ucraina. Purtroppo in questo momento storico da tutto il mondo, ma particolarmente ora dall'Europa e dall'Ucraina, arrivano dei segnali devastanti e quindi a maggior ragione era importante che oggi facessimo questa camminata, che appunto è camminata per la pace. Alla marcia hanno partecipato rappresentanti anche di altri comuni del territorio aretino e il comune capoluogo. Senta, che ne pensa, assessore, del fatto che oggi nel 2023, se qualcuno fa un saluto romano, alcuni si indignano, altri un po' meno? Ma ovviamente è un gesto che ricorda momenti brutti della nostra storia, quindi anche fatto in maniera scherzosa o piuttosto superficiale non va bene, specie se uno ricopre una carica pubblica. Per qualcuno è facile, semplice non andare a fare determinati tipi di saluto. Questo non fa bene al nostro paese, non fa bene soprattutto ai giovani, in quanto dagli errori del passato dobbiamo costruire il nostro futuro. Mi solletica su una cosa veramente che ci fa anche rabbia, perché è inutile aver fatto una Costituzione basata su certi valori e poi si fa finta di nulla e tutto è lecito e tutto è consentito. Questo purtroppo è un po' dei difetti, diciamo, dell'Italia e di noi italiani. Noi cerchiamo di lavorare perché comunque la memoria si conservi e dire che l'Italia è un paese antifascista ha un significato profondo, ecco, a prescindere dal saluto o non saluto, però questa cosa bisognerebbe tutti se la ricordassero e tutti la facessero rispettare. Ma senta, si legge per chi vuol vedere diversamente cose che sono chiare, no? E che ovviamente sono scritte, stampate nella storia e che ovviamente noi portiamo avanti. Io direi di guardare avanti per effettivamente di non dare adito a discussioni che lasciano il tempo che trovano. Siamo convinti che dobbiamo effettivamente guardare lontano, rappresentare le nuove generazioni, e miglior guida della nostra Costituzione non c'è, che è quello che ovviamente dobbiamo tenere come riferimento e come guida.